Ciao a tutti ragazzi, bentornati con un nuovo video su Gran Turismo. Questa volta siamo sul circuito del Nürburgring con la nostra meravigliosa Audi TT. Vedete questo bianco, questo ghiaccio splendido. In uno dei circuiti più difficili per continuare la nostra carriera, togliti parentesi, dobbiamo andare alla grande. Vediamo un po' come andrà questo circuito. Sappiamo che è davvero ritto di ostacoli infiniti, strada strettissima, noi riusciamo a farci rispettare alla grande. Vediamo come andrà questa auto scusate, davvero meravigliosa. Con l'inserimento della carriera è stato fatto un grandissimo passo avanti in questo gioco, software che adesso è diventato veramente fantastico. E là, brutto, brutto incidente, noi rimaniamo sempre in tredicesima posizione. Vediamo di riuscire a riconquistare immediatamente quello che ci è stato tolto in uno dei circuiti certamente più difficili. Abbiamo un giro unico, per riuscire a tagliare i nostri traguardi. Grafica davvero splendida. Senza l'inserimento della carriera questo gioco sembrava davvero un po' zoppo. Attesissimo per tanto tempo, poi ho dato le risposte un po' a tutti, risposte positive. È sempre un gioco più arcade rispetto a un vero e proprio simulatore di guida, però le sensazioni che dà al volante sono davvero molto realistiche, molto buone, pur avendo comunque delle mancanze appunto dal punto di vista della simulazione vera e propria. Ci stiamo muovendo molto bene in quest'ultima fase, qualche piccola sbavatura, ma può benissimo starci. Curva,
puntiamo minimo alla quinta posizione. Non sarà per niente facile. Splendido il panorama, splendido il tramonto. Cosa difficoltosa, guardate che paesaggio. Andiamo davanti 4. Vediamo se riusciamo ad attivare questo turbo. Ma sei stato un po' disonesto, caro mio. Cercheremo di rispondere per le rime. Qui al Nürburgring è tutto un po' più difficile. C'è anche un po' di foschia. E non ci impedisce comunque di avere un'ottima, ottima visibilità. Il problema purtroppo sta in queste sbavature che non ci hanno consentito ancora di trovare una posizione ottimale per tentare l'allungo, o meglio lo sprint, verso le primissime dell'auto che sta facendo. Ne approfittiamo e scaliamo. Quarto posto. C'è ancora un po' di strada prima della conclusione, però puntiamo al terzo chiaramente, cosa che di questo passo ci sta per riuscire. Qui c'è un bellissimo rettilineo, dobbiamo stare attentissimi. Purtroppo non vedo all'orizzonte il secondo. Tornante pericolosissimo. E ci siamo. Va benissimo anche così. Un saluto, ci sentiamo, ciao.